artista, inventore, ma soprattutto un ragazzo che si diverte con i suoi amici. Leonardo è un ragazzo con una spiccata abilità nel creare invenzioni. Ad accompagnarlo nelle scorribande sono il suo amico Lorenzo, che mette alla prova l'efficacia delle sue invenzioni, e la bella Lisa, cui Leo ha dedicato un poetico ritratto, e che segue le sue imprese con un interesse che va oltre la semplice amicizia. Quando un incendio devasta la fattoria del padre di Lisa, Leo decide di andare alla ricerca di un tesoro sommerso con l'aiuto di una delle sue invenzioni, lo scafandro per escursioni sottomarine. Se non abbiamo specificato che Leonardo in questione è il giovane Da Vinci, c'è un motivo, ed è che purtroppo il personaggio storico è solo un pretesto per affrontare un'avventura della quale è protagonista un ragazzo coraggioso e ricco di inventiva. Non si mostra mai come Leonardo arrivi a creare le sue invenzioni, come nasca e si sviluppi un'idea geniale. Tutto quello che avrebbe reso davvero interessante e significativa la scelta di affrontare attraverso l'animazione uno dei protagonisti più grandi della storia. Ma Sergio Manfio, regista e cosceneggiatore di Leo da Vinci, perde questa magnifica occasione per trasformare l'artista toscano in un eroe generico, con tanto di pirati, squali e delfini. Forse i più piccoli si divertiranno davanti alle avventure di questo Leo da Vinci, ma non vi riconosceranno certo l'unicità del genio italiano.